Ciao bambini. Allora, visto che in questi giorni abbiamo visto e sentito i temporali, vi ricordate quel giochino che facevamo in classe del temporale? Ovvio che tutti insieme veniva meglio, però possiamo farlo ancora così. Allora, vi ricordate che era così? Allora, c'è il sole, disegniamo il sole col dito. Arriva una nuvola, copre il sole, un'altra nuvola. Tante nuvole coprono il sole, il sole sparisce. Il vento soffia, comincia a piovere. Dalla nuvola scende una goccia. Il vento soffia, dalla nuvola scendono due gocce, tre gocce, quattro gocce, piove fortissimo! Si sente un tuono, boom! Si vede un lampo, shh, un altro tuono, boom, piove fortissimo, fortissimo. Soffia il vento, una nuvola si sposta, un'altra ancora. Soffia il vento, piovono solo due gocce. Una, soffia il vento, le nuvole se ne vanno ed esce il sole. Benissimo, bambini. Adesso volevo leggervi una storia che conoscete benissimo, quella di Cappuccetto Rosso, ma in maniera un po' strana. È stata scritta sbagliata e quindi voi dovete correggerla. Attenzione. Cappuccetto Rosso è una bambina chiamata così perché in testa porta sempre una scarpa rossa. Cosa porta in testa Cappuccetto Rosso? Un giorno la mamma la chiama e le dice: Cappuccetto Rosso, vai a fare la visita dalla zia. Ma dalla zia andava? Che è ammalata. Portale questo cestino che contiene dei biscotti, delle mele e delle immondizie. Portava questo Cappuccetto Rosso? La mamma raccomanda a Cappuccetto Rosso: stai attenta nel bosco e non fermarti perché c'è il lupo. La bambina rassicura la mamma e poi si incammina. Cammina, cammina, arriva nel bosco. Oh, che belle ortiche e che belle erbacce! La nonna sarà felice di metterle in un vaso. Ma cosa ha raccolto Cappuccetto Rosso nel bosco? A un tratto, da dietro un albero, esce un lupo a strisce bianche e rosse. Ma era a strisce bianche e rosse il lupo? Che dice Cappuccetto Rosso? Ciao bambina, dove vai? Vado dalla nonna, carino, risponde la bambina. E il lupo propone: facciamo una gara, vediamo chi arriva prima. Cappuccetto Rosso accetta e si mette a correre. Il lupo più veloce di lei arriva per primo a casa della nonna. E... toc toc. Avanti, dice la nonna che è in cucina. Il lupo entra piano piano. Mamma mia, che spavento! La nonna ha le mani grandi, le unghie lunghe, gli occhi enormi, le orecchie con il pelo e la bocca spalancata con lunghi denti. Era così la nonna di Cappuccetto Rosso? Il lupo nel vedere la nonna scappa e invece di uscire dalla porta esce dalla finestra. Quando arriva Cappuccetto Rosso, la nonna tutta felice mette le erbacce nel vaso e dice alla bambina: sai, prima è venuto un lupo balordo, è entrato dalla porta ed è uscito dalla finestra, senza neppure salutare. Ormai anche i lupi non sono più come quelli affamati e neri di un tempo. Ah, bambini, sicuramente avete corretto voi questa storia un po' strana. E vi leggo anche delle frasi un po' strane che dovete correggere. Attenti bene. Le mani si lavano con il dentifricio. I capelli si lavano con lo shampoo. Voi dovete dire sì o no. I guanti si infilano ai piedi. Le scarpe si calzano in testa. Ho visto un gatto con il pelo viola. Ho visto un cane con il pelo nero. Quando splende il sole esco con l'ombrello. Per scendere le scale prendo l'autobus. Per scrivere uso il cucchiaio. Per mangiare gli spaghetti uso la forchetta. Io cammino con le mani. Nel serbatoio della mia automobile metto latte e acqua. E i capelli si pettinano con la forchetta. Lo riascoltate e rispondete vero o falso a quello che ho detto. Ciao!